Apparentemente si direbbe di sì, concordo con Lorenzo. Poi il Medio Oriente ci è abituato alla riedizione di ultime chance a nastro, però effettivamente pare che Hamas da un lato non possa o non voglia, insomma, accettare una tregua che comporti la permanenza delle truppe israeliane sul territorio di Gaza. E Netanyahu in tutti questi mesi ha mostrato di non volere una tregua di fatto. L'idea che ha in mente è quella di una soluzione militare del problema di Hamas, ma dietro anche c'è un'idea della soluzione della questione palestinese attraverso l'annichilimento. Cioè è sempre più evidente che nella testa di Netanyahu i palestinesi devono fare la fine dei Sioux o dei Cheyenne nella storia del West americano, cioè essere confinati in riserve fino a graziosamente scomparire, una lettura chiaramente inaccettabile e oltretutto implausibile. Certo, ma non basterebbe a Netanyahu la testa del nuovo capo politico di Hamas, Sinwar, lui che sembra proprio aver chiesto un personale salvacondotto come condizione indispensabile per scendere a patti con Israele? Il nuovo capo politico di Hamas, che ha il profilo di un delinquente, parliamoci molto chiaro, cioè non è che Certo. sia uno spinco di santo, è un criminale, ma detto ciò, sono 11 mesi che gli israeliani cercano di farlo fuori in un territorio microscopico che hanno invaso e bombardato senza nessun tipo di scrupolo e non ci riescono, per cui basterebbe eliminare il capo di Hamas per Netanyahu per cercare di presentarsi ai suoi cittadini, elettori come un vincitore. Io non credo che neanche questo basterebbe, però sarebbe sicuramente molto. Il problema è che devi prendergliela la testa. E fino Certo. adesso gli israeliani hanno fatto oltre 40.000 morti palestinesi, a cui di questi sicuramente centinaia, forse migliaia, sono terroristi di Hamas, la gran parte però sono civili e il capo, diciamo così, l'asso di cuori, il ricercato numero uno, continua a non essere trovato in quel microscopico territorio. Anche perché sembra che da 11 mesi Sinwar continui a restare nascosto dentro i tunnel di Gaza, anche se questa situazione di volontaria cattività non gli impedisca di essere il regista di tutti i movimenti dell'associazione che guida Hamas. Io vorrei approfittare, Parsi, della sua presenza per provare a volo d'uccello a planare su tutte le crisi che stanno sconvolgendo il Medio Oriente e il Mediterraneo e la nostra Europa e arrivare al conflitto che dura da oltre 2 anni in Ucraina. E a proposito di tentativi di mediazione, colpisce forse il fatto che di fronte alla afasia dell' Europa oggi tra Ucraina e Polonia arrivi il presidente indiano Modi, lo stesso che poche settimane fa era stato a colloquio proprio con Vladimir Putin. Dobbiamo aspettare l'arrivo degli indiani per portare una tregua in quel territorio così martoriato? Arrivano i nostri, ma no, io direi che intanto dobbiamo considerare che Modi, come tutti i leader delle potenze emergenti, quelli che cercano di attestarsi sulla scena internazionale, deve muoversi molto. Ha visto Putin, quindi va a parlare con i polacchi, va a parlare con gli ucraini, ma da questo non mi aspetterei più di tanto. Gli europei non è che sono così tanto afasici, onestamente, cioè l'Europa, anche se è una cosa che dai giornali italiani magari si capisce meno, ha scelto una linea molto forte. Parlo della Germania, parlo della Francia, parlo della Gran Bretagna, parlo dell'Unione Europea nel suo complesso, che è quella di continuare a sostenere Zelensky anche in questa controffensiva, diciamo così, questa manovra diversiva importante nel territorio russo, che ha uno scopo non ancora raggiunto di distogliere truppe dal fronte del Donbass, truppe russe, e ha uno scopo Certo. invece che già raggiunto di dimostrare l'impreparazione, il pressapochismo della macchina da guerra russa che, nonostante le stragi che continua a compiere, si dimostra essere molto molto inferiore alle aspettative. E da noi purtroppo in Italia si preferisce ciclicamente alimentare
la paura della guerra atomica, come se certo. la guerra fredda non avesse insegnato niente a nessuno. Allora.